Contemplando le situazioni di grande sofferenza nelle famiglie che si trovano fuori del contesto della verità di Cristo, si rischia di cadere in un sentimentalismo che, mentre sembra compassionevole, è profondamente nocivo per la sua mancanza di rispetto per l'oggettiva situazione della persona. Tale sentimentalismo blocca l'incontro con Cristo da parte della persona in situazione di peccato. Il sentimentalismo vede la verità di Cristo come qualcosa di lesivo della persona e che così non pronuncia tale verità, che è l'unica via per la persona di uscire a suo tempo dal peccato. Allo stesso tempo, il sentimentalismo non rispecchia l'effetto profondo dello stato irregolare della persona su tante altre persone legate a lei per rapporti di famiglia o amicizia. Concentrandoci esclusivamente alla situazione dolorosa dell'individuo, non vediamo la realtà nella sua integrità e procuriamo ingiustizia non solo all'individuo, ma agli altri che sono legati a lui.